Buonasera, ultima edizione del telegiornale della notte. Scusateci per il ritardo, ma evidentemente doverosissimo per raccontare quello che è l'argomento che sarà protagonista di questa edizione della notte del nostro telegiornale, ossia la notte nazionale dei licei classici in tutta Italia, che è attualmente in corso mentre andiamo in onda per la città di Cerignola. Nel Foggiano protagonista sono i ragazzi ed i docenti del liceo classico Zingarelli. Si sono fatti promotori tutti i principali licei classici italiani di una serie di proposte e laboratori culturali realizzati da studenti, ex studenti e dai docenti. L'evento del liceo classico Zingarelli, che ha come titolo Nella tradizione il futuro, ha l'obiettivo di mostrare come questo liceo, all'interno di una città come Cerignola, nel Foggiano, sia una realtà viva e vivace, capace di trasmettere i valori delle radici culturali attraverso anche un'organizzazione didattica che sia naturalmente all'avanguardia e aperta alla dimensione europea. Sono stati tanti gli eventi che hanno caratterizzato, che sta ancora caratterizzando questa importante notte nazionale dei licei classici, ve ne abbiamo ampiamente riferito nel corso delle nostre foto. E anche dei video che vi abbiamo trasmesso nel corso di live news e anche le foto che potete vedere anche in questa edizione del nostro telegiornale. Sono stati tre gli elementi fondamentali, gli eventi che hanno segnato questa nottata, oltre naturalmente alle cose preparate dai ragazzi, dal teatro, passando per il modo di leggere scanzonatico dei Promessi Sposi, per passare all'Odissea ed alla Passione di Medea. Sono stati tre gli elementi fondamentali che hanno caratterizzato questo importante evento. Innanzitutto la scopritura di una targa a cui è stata intitolata l'Aula Magna del liceo al magistrato, il dottor Teodato Labbia, rappresenta tutta la famiglia e anche alcuni ex magistrati. Poi c'è stata una presentazione, una lezione musicale del maestro Rosario Mastrosello e all'interno della biblioteca del liceo c'è una edizione limitata di Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, che è stata preparata dalla docente professoressa Lo Muscio. Ovviamente tutti questi eventi si stanno ripetendo anche in questi minuti mentre andiamo in onda, quindi vi stiamo fornendo anche le foto che testimoniano di quanto veramente sia stata partecipata a questo importante evento che abbiamo seguito sin dalle 17:45. Vi forniremo un servizio completo come sempre nella nostra edizione di domani mattina di Nuovo Giorno. Eccezionalmente domani mattina saremo in onda alle 9. Grazie per l'ascolto e per averci seguito. A tutti, buonanotte.